parola intanto per l'opportunità degli organizzatori per questa bellissima iniziativa e anche per la grande qualità degli interventi. Io ho sentito un po' di pessimismo rispetto alla, probabilmente il pessimismo della ragione, rispetto a quello che potrebbero fare eventualmente i risparmiatori che si trovano in queste situazioni. E volevo fare proprio due considerazioni che vanno sia tra i bei limiti che dopo i bei. Intanto c'è il tema della responsabilità. Il tema della responsabilità è stato già affrontato in qualche intervento, perché responsabilità poi significa credibilità. Se c'è un responsabile, il sistema diventa credibile, altrimenti si fa molta fatica. Ci sono detto, ci sono state varie crisi cicliche, però noi abbiamo visto una serie di default, no? L'Argentina, la questione Cirio, Parmalat. E lì c'è una responsabilità che era abbastanza chiara, e anche per Lehman, guardate, che molti dicevano su Lehman, Lehman era in una situazione assolutamente credibile, il suo rating era molto molto elevato fino al giorno prima del default, quindi difficilmente si potranno stabilire le responsabilità, invece anche per Lehman sono stabilite le responsabilità, perché esistono due norme, il testo unico bancario, alla base delle cause che poi i cittadini hanno fatto nei confronti delle banche, hanno proposto nei confronti delle banche, sono molto semplici. La banca ha l'obbligo di informarsi, non può vendere un titolo dicendo ma io non sapevo che però quel titolo in realtà era quello, e l'obbligo di informare. Questo vale allora e vale adesso. E il tema è che queste cause, tante cause sono state vinte anche a Bologna, solo la fede al consumatore ha recuperato oltre 3 milioni di euro, tutti i piccoli risparmiatori, gente che è impegnata in suo trattamento di fine rapporto, insomma, in questi titoli. Ora, e tra l'altro questa cosa è davanti anche con l'EMA. Ora, questo tema, che è il tema della responsabilità che effettivamente c'è stato, ci deve essere anche su queste quattro banche, altrimenti guardate lo shampoo. Io mi chiedo per quale motivo lo dovrebbe andare a dare fiducia di nuovo alla nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, e io spero che ne abbia tantissimi clienti, perché qui c'è un tema anche di posti di lavoro, se non si individuano i responsabili. Si possono individuare le responsabilità? Davvero non si può fare nulla su questo? Noi ci dobbiamo interrogare su quelli che possono essere legittimati passivi, lo dico in senso tecnico, chi è che deve rispondere? Allora qui c'è un problema, perché se lo sportellista ha venduto delle obbligazioni subordinate dicendo che erano sicure, ovviamente non sarà il singolo sportellista, ci sarà qualcuno che gli ha dato quella direttiva. Allora c'è un tema di diligenza. Esistono ancora le banche, esiste la nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, esiste la Belpaco, questo gruppo, sono possibili legittimati passivi. E poi ci sono due soggetti che dovevano controllare. Hanno controllato, la Consob ha controllato. È vero che quando queste banche erano sotto ispezione di Banca d'Italia hanno venduto obbligazioni subordinate, sì o no? Ci sono i tempi di vendita delle obbligazioni, si può verificare. Allora, ci possono essere anche queste responsabilità. Guardate, io capisco una strada difficile da percorrere, la percorreremo, diversi avvocati la percorreranno, ci saranno dei giudici che ci daranno delle risposte, ma guardate che è importante per tutti. Intanto per la giurisprudenza, perché un giudice può scrivere una sentenza, ma la può scrivere solamente se un avvocato gli chiede qualcosa, perché altrimenti non può sfidare. E quindi intanto noi dobbiamo esplorare anche questa strada. E dall'altro lato questa cosa può servire per esplorare leggi chiare sulla responsabilità. Non ci sarà ripresa del sistema bancario se non c'è chiaramente un responsabile quando c'è un'azione illecita, sulla base del principio generale dell'indennità. Però quel soggetto deve essere responsabile, deve saperlo anche lui prima, no? Che è responsabile se commette, se vende delle obbligazioni subordinate senza spiegare che quelle obbligazioni sono per niente garantite, sono rischiose quasi quanto le azioni, e se vende le azioni spiegare che significa azioni libere. Questo lo deve fare già adesso, solo che non è chiara poi la responsabilità, cioè qual è l'effetto di un'azione che contrasta, in questo caso contrasta con la norma del testo unico bancario. Questo è uno sforzo che dobbiamo fare tutti per ridare credibilità al sistema bancario, altrimenti questa credibilità non c'è. Ed è uno sforzo che serve a tutti noi, uno sforzo politico, perché dobbiamo modificare la normativa rispetto alla responsabilità, e uno sforzo anche giuridico, nel senso che dobbiamo anche creare una nuova giurisprudenza che consenta al cittadino di sentirsi sicuro nel momento in cui va a investire i suoi soldi. Grazie.